Si è ripetuto alle 9:12 il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. La notizia del miracolo è stata salutata dai fedeli che hanno affollato la cattedrale di Napoli sin dalle prime ore del mattino da un lungo e caloroso applauso. La teca, contenente le due ampolle con il sangue del patrono di Napoli e della Campania, è stata estratta dalla cappella col sangue già liquefatto ed è stata poi offerta al bacio dei fedeli. Questo è un bel giorno, perché è un giorno che unisce, i napoletani giustamente credono in questo momento, in questo miracolo, quindi un bel giorno, un giorno che si sta insieme, si tiene per mano, però il mio auspicio è che questa solidarietà e questa fratellanza ci sia 365 giorni all'anno. Napoli merita di guardare avanti e in alto e di non lasciarsi prendere da visioni non all'altezza della sua dignità. Non si può mettere mano in altro modo al futuro della nostra città se non lavorando insieme, lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe nel corso della sua omelia. Il sangue si è sciolto subito, oggi è una giornata che stiamo qui tutti insieme, anche chi non stava in chiesa. San Gennaro è un santo sentito da tutti, indipendentemente dalle opinioni religiose è importante. Io credo che insomma in questo momento ci vuole questo slancio. I napoletani poi devono essere ognuno di loro un po' San Gennaro tutti i giorni, perché se facciamo qualcosa tutti insieme in più per la nostra città, Napoli sarà sempre meglio. Io penso che gli uomini e le donne della terra devono risolvere con il loro cuore, la loro passione i problemi. A San Gennaro chiediamo di starci vicino e non abbandonarci.